Proprio qui, sulle rive di un canale che porta l'acqua del fiume alle piantagioni, conobbi Makai Yusuf, la portatrice di banane che sarà la protagonista di questa nostra storia. Poteva avere sì e no 16 anni, e benché per una donna africana siano molti, gli ornamenti virginali che le cingevano il braccio dicevano chiaramente che ancora non era sposata. Di ora in ora si attendeva nella piantagione l'ordine di taglio per le banane e Makai era impaziente di iniziare il lavoro. Dice infatti una cantilena somala, adattata forse a qualche versetto del Corano: lavoro iniziato, presto finito. La ragazza arrivò da queste parti accompagnata dal padre forse più di 10 anni fa. Era ancora una bambina. Il coltivatore bianco, un italiano, aveva da poco cominciato a diboscare la fetta di terreno che gli era stata data in concessione dal governo. Anche Makai ha seguito lo sviluppo lento, faticoso del bananeto. Ha partecipato alle ansie, alle preoccupazioni, alle speranze e si è fatta donna. Ha conosciuto i primi corteggiatori ed è in attesa che qualcuno della sua cabila chieda di sposarla, riscattandola al padre per la cifra equivalente a 50 o 100 cammelli, come si usa da queste parti. Ma finalmente giunse l'ordine di taglio. È un ordine che parte dalla costa, quando la nave bananiera che viene dall'Italia si profila all'orizzonte. Un ordine che è trasmesso di concessione in concessione. E come per un miracolo, quintali e quintali di banane cadono sotto i colpi precisi del billao, il grande coltello indigeno. Si calcola che in Somalia, nel 1951, su 3.800 ettari di terreno coltivato a bananeto, siano stati raccolti ben 400.000 quintali di banane. È questa la voce più importante dell'economia somala e per agevolare la produzione anche nei periodi di siccità oppure delle grandi piogge, sono stati costruiti canali derivati dai fiumi e ampie strade transitabili in tutte le stagioni. La banana è un frutto difficile a conservarsi e particolarmente soggetto alle variazioni di clima e di temperatura. Poche ore dopo il taglio, infatti, il casco è già ingabbiato e lo stesso giorno è trasportato alla costa, dove lo attendono le apposite celle frigorifere delle navi bananiere che in soli 13 giorni raggiungono l'Italia. Gitto dal bananeto alla fattoria riceve 20 centesimi di scellino. Ora è in possesso di una discreta somma che le permetterà di soddisfare un desiderio che accarezzava da tempo. Ha deciso di parlarne al padre. Vorrebbe approfittare di un camion per andare in città a comperarsi una futa, una tunica nuova dai colori accesi. Una futa come quella di Halima, che è la ragazza più elegante del villaggio. Ad Halima non mancano i corteggiatori e si sposerà presto. Anche Makai vuole sposarsi presto. La nave bananiera, frattanto, procedono alacremente le operazioni di stivaggio. Grandi maone trasportano le banane sotto bordo. Con sistemi rudimentali, ma pratici e soprattutto adatti alla manodopera indigena, le gabbie vengono issate in coperta e calate con ogni precauzione nelle ampie celle frigorifere che hanno aerazione e temperatura costanti. Requisiti questi che sono essenziali per la buona conservazione del frutto. Anche Makai è arrivata in città.
Il commerciante arabo conosce bene i gusti delle donne somale. Infatti Makai non ha esitazioni, questa è la futa più bella che essa abbia mai visto. Ora Makai è felice. Presto si sposerà. La nave, terminate le operazioni, punta verso il mare aperto, verso l'Italia. E Makai corre sulla duna infuocata dal sole. Corre verso il mare, verso la nave bianca. Ma nel suo cuore c'è ora tanta gioia, tanta felicità. Ya day wan jala gaida gashadisi.